Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Molteplici sono i motivi che ci vedono riuniti per questa celebrazione. Innanzitutto, la liturgia ci invita a riconoscere la grandezza di Maria che ha accolto il Verbo della vita che oggi onoriamo come Madre di Dio. In questa giornata la nostra diocesi ricorda anche la straordinaria figura di San Vincenzo Maria Strambi, che il primo gennaio è nato e il primo gennaio è salito al cielo. Figura che ha saputo testimoniare la fede e anche difendere i valori civili in un momento difficilissimo come quello dell'occupazione napoleonica. Oggi, come sapete, è anche la giornata mondiale della pace. Questo è il motivo per cui sono stati invitati a questa celebrazione i rappresentanti delle istituzioni, che ringrazio per la loro presenza, quindi vedo numerose le autorità civili e militari, i rappresentanti delle istituzioni e poi i responsabili dei vari settori della pastorale, quindi vari operatori dell'ambito ecclesiale, poi la nostra assemblea anche ricca di presenza di sacerdoti, nonostante gli impegni nella parrocchia, però diversi di loro hanno voluto essere presenti a questa celebrazione. E quindi vogliamo tutti insieme ringraziare il Signore per i tanti doni, accogliere, e lo faremo poi soprattutto attraverso l'omelia e il gesto della consegna, il messaggio che il Santo Padre ci ha donato proprio per questa giornata mondiale della pace, per essere degni di vivere questo momento insieme. Riconosciamo quindi i nostri peccati, invochiamo la misericordia di Dio. Signore, per non essere stati costruttori di pace, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Cristo, per il male che abbiamo commesso ed il bene che abbiamo tralasciato, abbi pietà di noi, Christe eleison. Christe eleison. Signore, per il poco affetto che abbiamo dimostrato a Maria, tua e nostra madre, abbi pietà di noi, Kyrie eleison. Kyrie Di Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio.
Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda la pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: «Abba, Padre!» Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Grazie a
volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Il messaggio fondamentale del Natale si riassume nelle due espressioni: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. E noi accogliamo anche con questa celebrazione il dono preziosissimo della pace. Rendiamo gloria a Dio per tutti i doni e in modo specialissimo per il dono di colui che è la fonte, la misura, che è anche l'attuazione concreta della pace nell'esperienza umana. Il Natale ci consente di vivere questo grande mistero di Dio che si fa uomo e, venendo in mezzo a noi, spalanca la via e la strada della pace. Il tema di quest'anno, e siamo alla 47esima giornata mondiale della pace, porta questo titolo:
fraternità, fondamento e via per la pace. È un tema, se vogliamo, abbastanza semplice nella sua enunciazione, ma quanto mai ricco e articolato nel suo sviluppo. Il messaggio che il Papa ci ha donato è quindi abbastanza ampio e approfondisce i diversi aspetti di questo concetto fondamentale, ma più che un concetto, è ovviamente un'esperienza, l'esperienza della fraternità. Che cosa significa per noi fraternità? Significa riscoprire i paradigmi fondamentali della nostra esistenza e nell'introdurre questo argomento il Papa nel primo punto richiama tre aspetti. Il primo è che nel cuore dell'uomo c'è un anelito insopprimibile alla fraternità, perché noi esistiamo come esseri che per loro natura e come caratteristica fondamentale hanno la socialità, cioè l'essere in relazione, e quindi non possiamo comprendere e realizzare noi stessi se non attraverso relazioni e relazioni di fraternità. Il secondo elemento è che l'esperienza più qualificata e più significativa della fraternità è quella che si realizza nella famiglia, è il luogo originario, il luogo primario dell'esperienza della fraternità, dove i diversi soggetti si prendono cura gli uni degli altri, secondo le generazioni e le stagioni della vita. Il terzo aspetto è quello forse che più di ogni altro caratterizza il nostro tempo. Il nostro tempo è il tempo della globalizzazione. E dice che cosa più della globalizzazione può rendere evidente il principio della fraternità. Quindi forse mai come oggi gli uomini possono fare esperienza della bellezza e della ricchezza, del vivere la fraternità. Ma nello stesso tempo questa condizione nuova che va sotto il termine di globalizzazione, cioè la capacità di avere relazioni con tutti, superando i limiti di spazio e di tempo, poter coltivare relazioni anche tra culture, popoli, etnie, storie diverse, tutto questo può essere risorsa, ma può essere anche un nuovo elemento di difficoltà e di fatica. Richiamando un'espressione che aveva già utilizzato altre volte, ci dice attenzione che non si realizzi la globalizzazione dell'indifferenza, cioè che all'interno di questi processi di per sé positivi e utili alla fraternità non si instauri invece un approccio ideologico dove l'interesse, l'individualismo, la ricerca di garantire a gruppi di potere la possibilità anche di sovrastare su altri, non renda la globalizzazione un terreno invece che di fraternità, di conflitto. Da dove partire per comprendere il vero significato della fraternità? Ovviamente c'è una pagina della scrittura a cui immediatamente la nostra mente è richiamata quando si parla di fraternità, ed è la pagina iniziale, quando nella Genesi si parla della prima coppia umana, si parla anche della benedizione di Dio sul loro amore, il fatto di avere dei figli. Eva esclama: ho ricevuto un figlio da Dio, il riconoscimento che i figli sono dono di Dio. Ma Caino e Abele, i primi due fratelli, potremmo dire proprio la radice della fraternità, ci danno immediatamente tutto lo spaccato di come sia bella la fraternità, ma nello stesso tempo come sia difficile conservarla. Diversi nelle attività e nei caratteri, immediatamente pongono in evidenza un modo diverso anche di impostare la vita. Abele, attraverso il suo lavoro, rende lode a Dio e offre le primizie. Caino, pensando di dover provvedere a se stesso e di dover conservare anche di fronte a Dio una sua autonomia, offre gli scarti. E certamente Dio manifesta
la sua predilezione per Abele, uomo giusto, uomo onesto, uomo riconoscente. Caino è invidioso di tutto questo e giunge a compiere il gesto più atroce, uccide il fratello. All'inizio dell'esperienza della fraternità c'è anche il dramma di quanto sia difficile vivere questa esperienza. E quando Dio domanda a Caino: dov'è tuo fratello? La risposta drammatica che continua a risuonare nei secoli fino ai nostri giorni: sono forse io il custode di mio fratello? Ci rendiamo conto di come sia davvero un tesoro preziosissimo quello di poter vivere relazioni fraterne, ma quanto nello stesso tempo questo sia arduo e difficilissimo. Allora il Papa ci ricorda che questa esperienza originaria così drammatica è stata sempre oggetto di una particolare attenzione da parte di Dio, che non si è mai stancato di interpellare l'uomo: dov'è tuo fratello? Aggiungendo: guarda che non puoi vivere senza tuo fratello, senza riconoscere in coloro che scaturiscono dalla stessa origine, che hanno lo stesso padre, non puoi non riconoscerti fratello. E allora il Papa richiama quelli che sono i due principi teologici fondamentali della fraternità. Il primo è di riconoscerci tutti figli dello stesso padre, anche laddove le sensibilità e le storie religiose possono essere diverse, ma nell'autentica esperienza di fede c'è il principio della paternità di Dio, essere creature di Dio con i medesimi diritti, con gli stessi doveri. E proprio perché siamo figli dello stesso padre non possiamo non riconoscerci fratelli. Ma questo non è sufficiente, perché nella nostra libertà spesso ce ne dimentichiamo. E allora è sempre Dio, è sempre il Padre, che nella sua infinita misericordia, nel suo instancabile amore per i suoi figli, ci dona il Figlio. Ed è in Gesù Cristo che noi possiamo riconoscerci fratelli, figli nel Figlio. E quindi è proprio nel Natale che scopriamo il mistero grande del dono della pace e siamo richiamati a vivere non solo il nostro rapporto con il Figlio e attraverso di Lui con il Padre, ma a riconoscerci e ad essere ancora di più fratelli tra di noi. E il Papa aggiunge a questo: non dimentichiamoci mai che la vera misura della fraternità non è gareggiare nel sopraffare l'altro, nel dominare e nell'esercitare potere. Vivere la fratellanza significa amare e servire l'altro. E aggiunge: la fraternità umana è rigenerata in e da Gesù Cristo con la sua morte e risurrezione. La croce è il luogo definitivo, il fondamento della fraternità che gli uomini non sono in grado di generare da soli. Ecco ciò che forse spesso dimentichiamo, che per vivere fino in fondo la fraternità abbiamo bisogno di ricondurre, orientare la nostra vita sempre al Padre Celeste e alla sua misericordia. E abbiamo bisogno di vivere questa relazione con il Figlio, con il Signore Gesù, che ci insegna l'autentica misura dell'amore e la via che genera la fraternità, cioè il dare la vita. Senza percorrere questa strada, la fraternità è davvero ardua e difficile. Che cosa ci viene donato attraverso questa esperienza della fraternità? Papa Francesco riprende tutto il ricco magistero e fa delle applicazioni. Quindi la seconda parte di questo messaggio è un'esplicitazione: quali sono le conseguenze benefiche del nostro riconoscerci figli dell'unico padre e vivere nella fraternità, quella fraternità di cui principio e misura è Gesù Cristo. Dice: in primo luogo noi siamo richiamati a vivere quegli obblighi che sono radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presentano sotto un triplice aspetto: il dovere della solidarietà,
perché esige che le nazioni ricche aiutino quelle meno progredite. Il principio di fraternità non è solo tra i singoli, ma è anche tra le comunità, i popoli, gli stati, le nazioni, proprio perché è un principio fondamentale e decisivo, quindi il dovere della solidarietà tra i popoli. Secondo, il dovere di giustizia sociale, che richiede il ricomponimento in termini più corretti delle relazioni difettose tra popoli forti e popoli deboli. Terzo, il dovere di carità universale, che implica la promozione di un mondo più umano per tutti, un mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo per lo sviluppo degli altri. In questo quadro e in questo orizzonte ci sono alcune sfide particolari. Il Papa ne enumera diverse, io mi soffermo su quelle forse più importanti. La prima, dice, la fraternità è la premessa per sconfiggere la povertà. Dice, la prima è la povertà relazionale. Là dove c'è fraternità, l'uomo è meno solo. L'uomo si sente sostenuto, aiutato, confortato. Il secondo è che forse è diminuita la povertà assoluta, ma cresce quella povertà relativa, cioè la differenza, la disuguaglianza tra coloro che crescono e possono utilizzare tanti beni e tante risorse e coloro che invece continuano a sopravvivere con grande difficoltà. E ancora ci viene ricordato un principio di cui spesso ci dimentichiamo, che nella dottrina sociale della Chiesa è chiamato ipoteca sociale. Cioè la Chiesa ha sempre riconosciuto, proprio per la responsabilità di ogni uomo, il diritto ad esercitare la proprietà e la responsabilità sui beni, quella che definiamo a volte la proprietà privata. Dice, ma è scorretto limitare il discorso al principio del diritto alla proprietà privata se non lo decliniamo sempre con la responsabilità a contribuire al bene sociale. Questa è chiamata ipoteca sociale. Cioè su ogni bene, su ogni cosa di cui noi disponiamo, su ogni responsabilità che noi esercitiamo, non possiamo solo considerare il nostro interesse, ma dobbiamo sempre considerare che ciò che ci è affidato è per il bene comune, per il bene di tutti. E allora, concludendo questo punto sulla povertà, dice, è importante anche assumere stili di vita nuovi, stili di vita che ci consentano una maggiore uguaglianza, una maggiore corresponsabilità e stili di vita che siano maggiormente improntati anche al Vangelo. Parla poi, collegato con questo tema della povertà, anche dell'economia. Dice, viviamo un tempo difficile, un tempo di crisi, ma è un tempo importante perché ci dice che l'economia non è tutto. E l'economia è utile all'uomo e genera pace e concordia, ci fa sentire fratelli solo se è un'economia a servizio del bene comune. Dice, il succedersi delle crisi economiche deve portare agli opportuni ripensamenti dei modelli di sviluppo economico e a un cambiamento degli stili di vita. La crisi è un'occasione propizia per recuperare le virtù della prudenza, della temperanza, della giustizia e della fortezza. Il tema della guerra ovviamente non può mancare in un messaggio della Giornata Mondiale della Pace e ci viene ricordato che nonostante tutto, ancora oggi noi abbiamo tanti focolai di guerra. Dice, l'esperienza dilaniante della guerra costituisce una grave e profonda ferita inferta alla fraternità. Molti sono i conflitti che purtroppo si consumano nell'indifferenza generale. Ma abbiamo visto, sul caso della Siria in modo particolare, l'efficacia della preghiera, dell'essere fratelli uniti attorno all'unico Padre per invocare il dono della pace e costruire concretamente la pace con il dialogo, con la diplomazia, con tutti gli strumenti possibili, evitando, e qui c'è un forte richiamo, dice, per questo motivo desidero rivolgere un forte appello a quanti con le armi seminano violenza e morte.
riscoprire in colui che oggi considerate solo un nemico da abbattere, il vostro fratello. Fermate la vostra mano. È anche un invito a contrastare la proliferazione delle armi e a promuovere il disarmo da parte di tutti, a cominciare dal disarmo nucleare e chimico. È necessario per questo una conversione dei cuori che permetta a ciascuno di riconoscere nell'altro un fratello di cui prendersi cura, con il quale lavorare insieme per costruire una vita in pienezza per tutti. Poi l'invito a contrastare la corruzione e il crimine organizzato, che sono nemici della fraternità. E qui elenca tutta una serie di mali, piccoli e grandi, che affliggono la nostra società, dalla droga alla devastazione delle risorse naturali, la tragedia dello sfruttamento del lavoro, soprattutto dei minori, il traffico illecito di denaro, la speculazione finanziaria e tante altre manifestazioni di chiusura del cuore e della mente dell'uomo alla fraternità, facendo prevalere solamente calcoli e interessi personali. In questo anche l'attenzione ad aiutare e sostenere anche coloro che, avendo commesso reati, si incamminano sulla via del loro reinserimento, la condizione delle carceri, la dignità anche di chi ha sbagliato, deve essere una preoccupazione di tutti per dare nuove occasioni per ristabilire e vivere in modo nuovo la fraternità. Da ultimo, l'impegno a custodire e coltivare la natura. Non viviamo in un mondo di cui possiamo essere padroni assoluti, lo sappiamo bene, eppure ce lo dimentichiamo, pensiamo di poter disporre della natura in modo indiscriminato. Ecco, il Papa ci invita ad avere una visione della creazione rispettosa e a contribuire in tutti i modi affinché questa creazione possa portare i suoi frutti a beneficio di tutti. La conclusione dice: la fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata e testimoniata, ma è solo l'amore donato da Dio che ci consente di accogliere e di vivere pienamente la fraternità. Chiudendo questa nostra riflessione, che prelude al gesto tradizionale della consegna di questo messaggio alle istituzioni e quindi alle autorità civili e militari e agli operatori pastorali, vorrei sottolineare come tanti aspetti molto belli della fraternità noi abbiamo la gioia e la grazia di sperimentarlo nella nostra storia del popolo italiano, nel nostro territorio, nei rapporti tra le nostre istituzioni, nella dimensione di vicinanza e di aiuto reciproco, ma tutto questo deve renderci ancor più consapevoli di quanto sia prezioso e delicato il bene della fraternità, e dobbiamo contribuire a farlo continuamente crescere nel nostro contesto, ma anche guardando attorno a noi, pensando a quei popoli e a quelle situazioni dove ancora non c'è né armonia né capacità di vivere e costruire la fraternità. Quindi ringraziamo Dio per tutto ciò di cui possiamo beneficiare, grazie anche a chi prima di noi ha costruito le premesse e le condizioni di questa fraternità, ma operiamo e preghiamo affinché questo bene sia sempre conservato e messo a disposizione di tutti, soprattutto chi ne ha più bisogno. Sia lodato Gesù Cristo. Pacem Domine.
Dopo questo gesto significativo di consegna del messaggio della pace, proseguiamo con la celebrazione e insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui ci scambiamo l'augurio di ogni bene, possa la nostra preghiera portare a compimento le nostre speranze secondo la volontà di Dio. Preghiamo insieme dicendo: Dio della pace, venga il tuo regno. Dio della pace, venga il tuo regno. Venga la pace, Signore, nella tua Chiesa. Sia rispettata la fede degli umili, siano accolti i doni dello Spirito e i pastori esercitino il loro servizio evangelico con mitezza, affabilità e comprensione. Preghiamo. Dio della pace, venga il tuo regno. Venga la pace, Signore, nella nostra società. Tutti abbiano il necessario per vivere. Gli emarginati trovino accoglienza. I malati e gli anziani siano circondati di cure e di affetto. Preghiamo. Dio della pace, venga il tuo regno. Venga la pace, Signore, nelle nostre famiglie. Giovani e adulti si aprano al dialogo. Tutti i rapporti siano ispirati al reciproco perdono e ognuno sappia trovare sempre le giuste parole per comprendere e rispettare l'altro. Preghiamo. Dio della pace, venga il tuo regno. Venga la pace, Signore, specialmente laddove essa sembra così lontana, nei tanti paesi martoriati dalla guerra e in ogni luogo dove predominano la violenza e il terrore. Preghiamo. Dio della pace, venga il tuo regno. Signore Dio, che nella divina maternità di Maria hai manifestato il tuo amore che supera ogni nostro sogno e speranza, donaci la forza di non arrenderci mai di fronte alle ingiustizie, ai dolori dell'umanità, per impegnarci a costruire nel mondo la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nella tua provvidenza dà inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, fa che in questa celebrazione della Divina Maternità di Maria gustiamo le primizie del tuo amore misericordioso per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Beata e sempre Vergine Maria che veneriamo come Madre di Dio. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro amministratore apostolico, il Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, col Beato Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Donatevi la pace del Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Ecco, per la comunione vediamo di fare con un po' di ordine. Aspettate che i vari ministri che distribuiscono l'Eucaristia si siano collocati nei posti destinati e poi vi muovete.
ineffabile hai dato. Ave, al cuor dei credenti risplendi. Preghiamo. Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto, guidaci, Signore, alla vita eterna, perché possiamo gustare la gioia senza fine con la sempre Vergine Maria, che veneriamo Madre del Cristo e di tutta la Chiesa, per Cristo nostro Signore. Concludiamo questa celebrazione invocando su tutti noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre istituzioni, la benedizione del Signore, perché sia davvero un anno ricco di doni, che possa rispondere alle attese e alle speranze che portiamo nel nostro cuore, che possa essere anche un anno di pace per l'umanità intera. Il Signore sia con voi. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Amen. Vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. Amen. Dio disponga opere e giorni nella sua pace. Ascolti ora e sempre le vostre preghiere per intercessione della Madre di Dio e vi conduca alla felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la luce e la gioia del Signore e andate in pace. Rendiamo grazie.